Sono preoccupato e ti chiedo, tu che stai guardando questo video, di prendermi molto sul serio. All'inizio dell'anno avevo programmato di leggere durante tutto il 2018 20 libri solamente, perché ero intenzionato a leggere di meno, non di più. Siamo a giugno e scopro con sbigottimento che sono già 30 libri letti. Ma dove lo trovi su YouTube uno che usa il termine sbigottimento? Eppure è così e non ho intenzione di fermarmi. Quindi ci sono ottime possibilità che a dicembre di quest'anno avrò letto 60 libri. Ma perché? Chi me lo fa fare? E se fosse colpa di questo diabolico canale? Chi c'è dietro? Chi tira le fila? Chi è il convitato di pietra? Ma soprattutto, che cosa diavolo sto dicendo? Torniamo all'argomento del video, i libri letti sino a ora. Come mi pare di aver già detto in passato, io non parlo su questo canale di tutti i libri che leggo, in parte perché magari alcuni non mi convincono completamente, oppure non mi piacciono, in parte perché sono davvero troppo di nicchia, cioè lo sono persino troppo per un canale come questo che pure non bada a produrre grandi numeri, ma solo a segnalare autori e opere che sono passate inosservate oppure sono cadute nel dimenticatoio. Tra i libri letti, ma che non ho affrontato su questo canale, segnalo un paio dedicati a Steve Jobs, il fondatore di Apple, uno di Raymond Chandler, che raccoglie alcuni racconti del grande narratore statunitense e intitolati Vento Rosso editore Feltrinelli, e poi i racconti Sette Maghi dello scrittore islandese Halldór Laxness, della solita e benemerita Iperborea, il romanzo di Ferdinando Camon Un altare per la madre, editore Garzanti, Eretici di Chesterton, inventore della figura di Padre Brown, pubblicato dalla casa editrice Lindau di Torino, i ricordi di Israel Singer racchiusi in Da un mondo che non c'è più, editore Newton e Compton, e altri ancora. Ma perché leggere sempre e magari sempre di più? Non sarà per caso una malattia? Bisogna sempre comunque gioire perché si ama la lettura oppure ben imporsi la disciplina e leggere di meno? Il punto è che noi che leggiamo siamo in realtà dei privilegiati, anche se può apparire eccessivo usare questo termine. Occorre ricordare che la lettura, come tutte le cose piacevoli, tende ad alzare l'asticella. Ti piace scalare? Vorrai scalare sempre di più. Ti piace la cioccolata? Ne vorrai mangiare sempre di più, eccetera, eccetera. C'è di certo un altro elemento, un altro ingrediente che rende la lettura così difficile da regolare. E non è come pensi che la lettura estranea dal mondo, niente del genere, semmai aiuta ad avvicinarsi meglio al mondo. Io leggo certi libri non per dimenticare il mondo, ma per conoscerlo meglio. Quando facevo l'operaio leggevo molto poco, quasi nulla, perché mi mancava il tempo, perché ero stanco fisicamente, soprattutto perché avevo bisogno della rabbia di quella situazione per scappare. Un po' come Edmond Dantès dal Castello d'If. Se avessi letto avrei narcotizzato forse la mia volontà di fuga, il mio desiderio di qualcosa di meglio. Adesso leggo perché c'è sempre qualcosa di interessante da imparare, soprattutto leggo perché amo quelle storie che mi ricordano come l'essere umano sia sempre e solo un abisso, mentre tanta letteratura afferma che è piatto e banale, è come lo schermo televisivo. Falso. Alla prossima e non per la gloria, ma per il pane.